Torre del Greco per parlare della mozione Zingaretti. Siamo con il consigliere regionale Giallo Gadanile. Al di là di tutto serve un cambiamento. Sì, è una grande occasione quella delle primarie del 3 marzo per dare una svolta e per far partecipare quante più persone possibili. Abbiamo veramente un'occasione che è quella di far ripartire il centro-sinistra e di far ripartire il Partito Democratico. Votando Nicola Zingaretti e la lista Con il lavoro per Zingaretti, io credo che realmente possiamo dare una svolta non solo per noi ma per tutto l'elettorato di centro-sinistra. Dare una svolta per l'elettorato di centro-sinistra ma restituire anche la fiducia a tutti gli elettori e a tutti gli italiani anche. Sì, perché con l'occasione del nuovo segretario dobbiamo dare la vera svolta che dobbiamo dare è ricambiare un po' la classe dirigente, far sì che finalmente facce nuove che vengono anche dalla società civile si riavvicinino al centro-sinistra e recuperare tantissimi elettori, tantissime forze sociali, penso ai sindacati, penso al mondo del lavoro che in questi mesi si sono distaccati dal Partito Democratico e che possono tornare a contribuire alla vittoria del centro-sinistra. A livello nazionale lo scenario attuale vede il governo 5 Stelle con Salvini, le tue previsioni di un cambiamento, quando durerà questo governo, quanto bisogna essere pronti e quando deve essere pronto il PD? Non so quanto durerà il governo, ma sicuramente le contraddizioni tra di loro sono evidenti e tra la politica di destra, neofascista in molti casi, contro l'immigrazione, contro le politiche sociali fatta da Salvini, ovviamente cozza in parte col programma dei 5 Stelle. Programma dei 5 Stelle che è irrealizzabile, basti vedere i problemi che ci sono sul reddito di cittadinanza. Per cui queste contraddizioni che stanno emergendo porteranno sicuramente al fatto che nei prossimi mesi il conflitto all'interno del governo sarà sempre più forte e anche per questo il centro-sinistra si deve preparare per poter in qualche maniera sostituire questo governo. Se dovesse lanciare un messaggio ai cittadini? Il messaggio in questo caso è di partecipare alle primarie che sono aperte e qui possono partecipare tutti e in generale avere fiducia che si possa rinnovare il centro-sinistra e avere di nuovo una forza, una grande forza di sinistra che è in grado di rappresentare il mondo del lavoro.